La cucina tradizionale siciliana vede un largo consumo di pesce spada alla brace, accompagnato dal classico salmoriglio in umido, trasformato in teneri involtini o come condimento per le casarecce con melanzane. Questo ingrediente rende speciale ogni piatto, perché speciale la tradizione ad esso legata e la sua peculiare pesca. Nello stretto di Messina la cattura del pesce spada dà vita a rituali antichi, con l'abilità dei pescatori e lo straordinario utilizzo delle feluche. Con il piatto di oggi proponiamo appunto una ricetta diffusa in tutta l'isola, ma tipica della città dello stretto, o pesce spada ghiotta, conosciuto anche come pesce spada alla messinese o alla siciliana. Un secondo molto veloce e di facile esecuzione, che saprà stupire con la sua delicata combinazione di sapori e profumi. Per prepararlo occorrono 4 tranci di pesce spada, 300 g di pomodorini ciliegino, 15 olive denocciolate, un cucchiaio di capperi, mezzo bicchiere di vino bianco, 2 spicchi d'aglio, origano e menta, sale, pepe e olio d'oliva. Tagliate i pomodorini in 2 o 4 parti a seconda delle loro dimensioni. In una padella scaldate 2 giri di olio e fate dorare leggermente l'aglio. Unite i pomodori e lasciate che si insaporiscano per 5 minuti. Aggiustate poi di sale, aggiungete i capperi dissalati, le olive nere o verdi e un po' di origano. Lasciate andare così per altri 3 minuti e infine unite il pesce spada. Adagiate i tranci senza addossarli e cospargete con poco sale, essendo gli altri ingredienti già abbastanza saporiti. Completate con una macinata di pepe nero e sfumate con il vino bianco, tenendo la fiamma vivace. Una volta evaporato l'alcol, potete abbassare la fiamma e girare con attenzione il pesce. Date ancora una nota di profumo con l'origano e proseguite la cottura mettendo il coperchio per 5 minuti. La carne tenera del pesce spada ha bisogno di una cottura breve. Potete già togliere il coperchio. Noterete che si è formato un sughetto delizioso. Prelevatelo con un cucchiaio per bagnare i tranci in superficie, rendendoli umidi e succulenti. Se desiderate fare la scarpetta, spegnete e servite il pesce con tutto il sughetto. Se invece preferite farlo asciugare un po', lasciate sul fuoco ancora un paio di minuti, senza coperchio. Il pesce spada alla siciliana può essere servito subito, ma sarà forse più buono dopo un tempo di riposo. Il piatto sarà delicato e ricco di sapore, guarnite con foglie di menta per dare un ulteriore tocco di freschezza.